Dopo la morte di Tito, in tutte le repubbliche della ex Jugoslavia, la pacifica convivenza tra le etnie si è disintegrata per responsabilità delle leadership post-comuniste, che pur di restare al potere si sono convertite al nazionalismo e hanno usato libri di storia e mass media come bombe incendiarie. All'improvviso vivere accanto al vicino di casa di un'altra etnia è diventato impossibile ed inaccettabile la prospettiva di far parte di uno Stato governato da un'etnia diversa dalla propria. Ogni popolo ha voluto il suo Stato ed è riuscito ad ottenerlo pagando un prezzo più o meno alto di vittime. Gli sloveni hanno avuto la Slovenia, i croati la Croazia, i serbi la Serbia. Ma per la Bosnia non è stato così facile. Qui le tre etnie erano diffuse a macchia di leopardo sul territorio e separarle ha richiesto più sangue che altrove. Circa 100.000 vittime accertate, la stragrande maggioranza musulmani, su una popolazione di 4.200.000 persone. La guerra in Bosnia è stata caotica, quasi irraccontabile, un susseguirsi di secessioni seguite da scontri armati, pulizie etniche, tregue siglate con deboli mediatori internazionali e poi subito violate, piani di pace falliti. Serbi contro musulmani e croati, ma anche in Erzegovina, croati contro musulmani e poi persino musulmani contro musulmani nella sacca di Bihać. Un conflitto che ha ucciso soprattutto civili e ha costretto 2,5 milioni di persone ad abbandonare la propria casa. 1 milione sono andati all'estero e non sono tornati. Sono stati 4 anni di orrori difficili solo da immaginare nell'Europa del XX secolo. Milizie irregolari guidate da criminali hanno affiancato gli eserciti nati dal disgregamento dell'armata jugoslava. Assassini, rapine, stupri sistematici, campi di concentramento, villaggi messi a fuoco e fiamme, città accerchiate e martoriate, esecuzioni di massa fino al genocidio di Srebrenica. Il furore distruttivo raggiunge il suo acme e finalmente si placa. Chi dalla guerra ha tratto il suo tornaconto politico o economico smette di soffiare sul fuoco e veste i panni della colomba. A firmare il 14 dicembre del 95 a Parigi, gli accordi di pace di Dayton raggiunti con la mediazione dell'americano Richard Holbrooke sono i presidenti di Serbia, Croazia e Bosnia, Milošević, Tudjman e Izetbegovic. L'accordo fa tacere le armi e in sostanza congela la situazione che la guerra ha creato sul terreno. La Bosnia viene divisa in due parti che devono convivere in un unico Stato. Quella di là, questa di qua. Qual è il problema? Possiamo spostare in maniera tale che quella casa passi, perché c'è una famiglia serba lì. Nel 1996 una truppa del TG2 segue il lavoro dei soldati italiani in Bosnia che nell'ambito della missione IFOR della NATO sono impegnati nella delimitazione dei nuovi confini concordati a Dayton e che altro non sono che la linea del fronte al momento del cessate il fuoco con qualche correzione concordata. Da Dayton esce un paese di cui è garantita l'integrità e la sovranità, ma che ha un assetto istituzionale talmente frammentato da renderlo quasi ingovernabile. La Bosnia, grande all'incirca come 2 volte la Sicilia, è composta da 2 entità, la Federazione della Bosnia e Erzegovina, croato-musulmana, con il 51% del territorio diviso in 10 cantoni dotati di ampia autonomia, e la Repubblica Serba con restante 49%. Al nord il distretto autonomo di Brčko, sotto la diretta amministrazione della comunità internazionale. Il paese ha una presidenza collegiale composta da un serbo, un croato e un musulmano che sono eletti su base etnica e si alternano ogni 8 mesi nella carica. Ognuna delle 2 entità ha il suo presidente.
In tutto dunque 5 presidenti, cui si aggiungono 3 parlamenti, 2 dei quali bicamerali, 3 governi con decine di ministri e 3 corti costituzionali. A coordinare questo groviglio istituzionale per il quale il Paese spende circa il 55% del prodotto interno lordo c'è l'alto rappresentante delle Nazioni Unite. Una sorta di governatore straniero che lavora in questo modesto edificio poco lontano dal Parlamento statale. L'alto rappresentante può imporre leggi bloccate dai veti incrociati, lo ha fatto centinaia di volte, ad esempio quando si è trattato di decidere sulle nuove targhe delle automobili. Ci sono voluti anni di discussioni prima di raggiungere l'accordo sull'utilizzazione delle 7 lettere che il cirillico e l'alfabeto latino hanno in comune, affiancate dai numeri che per fortuna sono uguali per tutti. I bosniaci, soprattutto quelli di città, hanno senso dell'umorismo e ci ridono su. Il generale Jovan Divjak, nato a Belgrado da genitori serbi, è un uomo che ama ridere. Per tutti gli abitanti di Sarajevo che hanno vissuto l'assedio, è stato e continua ad essere un punto di riferimento morale e civile. Fermato! Durante la guerra è rimasto fra le fila dei governativi a difendere dalle granate e dai cecchini serbi la sua città d'adozione. Ciao. Su quegli anni ha scritto un libro dal titolo eloquente Sarajevo Mon Amour. Su nostra richiesta racconta ancora una volta un episodio della guerra di cui è stato protagonista, che è finito sui libri e ha fatto il giro del mondo. Ero a capo di una delegazione della Bosnia-Erzegovina e dall'altra parte c'era il colonnello Milan Gueru, vice del generale Mladic. Lui disse: accetto di parlare con Divjak a patto che per iscritto si converta all'Islam. Io ho risposto: lo farò volentieri, a patto che il colonnello Gueru scenda dall'albero e cominci a camminare dritto. Una volta andato in pensione, il generale Divjak ha fondato un'associazione per lo sviluppo dell'istruzione in Bosnia-Erzegovina. In un paese diviso in 3, nel quale a scuola si studiano la lingua, la storia e la geografia, a secondo dell'etnia a cui si appartiene, Divjak prova ad aiutare i giovani a diventare cittadini della Bosnia e dell'Europa. Noi siamo molto aiutati dalla comunità europea, ma il guaio è che neppure l'Europa ha le idee chiare a proposito della Bosnia-Erzegovina. Ci sono quelli che credono che dovrebbe restare com'è, divisa in 2. Altri invece pensano che, siccome la Jugoslavia multinazionale non ce l'ha fatta a sopravvivere, è difficile che possa sopravvivere la Bosnia-Erzegovina. Poi ci sono quelli che sostengono da una parte i nazionalisti serbi che vogliono la divisione del paese e dall'altra i nazionalisti bosniaci che chiedono una piena unificazione. Gli stranieri ci dicono spesso: i vostri problemi li dovete risolvere nelle urne. Una giusta raccomandazione, se non fosse che in Bosnia si vota su base etnica, con un sistema bloccato condannato dalla Corte per i diritti dell'uomo di Strasburgo.